56. Morale. Il libro degli spiriti. Allan Kardec. Domanda. Qual è la definizione di morale? Risposta. La morale è la regola per vivere rettamente, cioè per distinguere il bene dal male. Essa è fondata sull'osservanza della legge di Dio. L'uomo vive rettamente quando fa tutto per il bene di tutti. Domanda. Ha l'uomo in sé i mezzi per distinguere ciò che è bene da ciò che è male? Risposta. Sì, quando crede in Dio e vuole seguire la virtù. Dio gli ha dato l'intelligenza per non deviare dal sentiero del bene. Domanda. L'uomo, poiché è soggetto a errare, non può ingannarsi nell'apprezzamento del bene e del male, credendo di far bene quando invece fa del male? Risposta. Gesù ve l'ha detto. Fate o non fate agli altri ciò che vorreste che si facesse o non si facesse a voi. Osservate questo precetto e non vi ingannerete. Domanda. Perché è nella natura delle cose il male morale? Non poteva Dio creare l'umanità in migliori condizioni? Risposta. Ve lo abbiamo già detto. Gli spiriti furono creati semplici e ignoranti. Dio lascia all'uomo la scelta della via che deve seguire. Peggio per lui se sceglie la cattiva, poiché il suo pellegrinaggio sarà più lungo. Così lo spirito acquista esperienza e impara a conoscere il bene e il male. Ecco il perché dell'unione dello spirito col corpo. Domanda. Il bene e il male sono assoluti per tutti gli uomini? Risposta. La legge di Dio è identica per tutti. Il bene è sempre bene, il male è sempre male, qualunque sia la condizione dell'uomo. La differenza sta nel grado di responsabilità e nell'intenzione. Domanda. Il selvaggio, che nutrendosi di carne umana cede al suo istinto, è colpevole? Risposta. Il male dipende tutto dalla volontà di farlo. L'uomo è tanto più colpevole quanto più sa quello che fa. Nota 14. La morale. Le guide che si sono manifestate attraverso la medianità successiva a Kardec hanno spiegato che la morale è la risoluzione del sentire in un sentire più ampio, indipendentemente dall'io. Mediata o no dall'esperienza, la morale sorge uguale per tutti ed essa, che agli inizi è una legge esterna all'individuo, sfocia progressivamente nella legge interna all'individuo, che è amore. Allora, non si teme più il giudizio degli altri e non si teme nemmeno di non essere riamati, perché l'amore è diventato il premio di chi ama. Nota 15. Non vi ingannerete. Ai tempi di Kardec i riferimenti alla cristologia erano assidui. Non poteva essere altrimenti, perché in quei tempi la cultura spirituale dell'Occidente era in gran parte cristica. Nota 16. Impara a conoscere il bene e il male. I maestri hanno poi spiegato che dobbiamo trascendere sia il bene sia il male, superando la dualità. Nota 17. Nell'intenzione. I maestri hanno poi definito l'intenzione con cui si agisce come l'unico termometro dell'evoluzione dell'individuo. Questo significa che si può agire da evoluto senza avere l'intenzione, cioè il sentire,
dell'evoluto.